stata inaugurata questa mattina la biblioteca biomedica e della mensa universitaria presso la sede della facoltà di medicina e chirurgia. Sentiamo Elena Ballarani. 85.000 volumi tra libri e riviste rilegate rispetto ai 35.950 della vecchia biblioteca, 144 postazioni di lettura, il tutto su due livelli funzionali e moderni, ma soprattutto interamente cablati e dotati di rete wireless. Sono i numeri della nuova biblioteca biomedica della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Polo Ospedaliero di Perugia, inaugurata questa mattina alla presenza delle autorità. È situata all'interno dell'edificio A, quello ad ellisse, 1360 metri quadri è la superficie complessiva del piano meno 1, dove si trova la biblioteca e il pozzo librario, e 600 metri quadri l'area del piano meno 2, dove ci sono gli uffici amministrativi, tre sale di consultazione, due sale informatiche, sala lettura. Nella nuova struttura sono stati riuniti e trasferiti i fondi librari della vecchia biblioteca biomedica di varie sezioni del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biomediche e la biblioteca storico-psichiatrica donata dalla provincia di Perugia. Avevamo una mancanza forte perché siamo stati per un anno ed oltre un anno con libri chiusi in casse, quindi non consultabili. Ora finalmente si riapre un capitolo che per una facoltà di medicina ovviamente è molto importante. È importante la consultazione dei volumi, delle riviste, ma soprattutto è importante anche, e oggi si riattiva completamente, l'accessibilità delle reti informatiche per consultare tutte le banche dati bibliografiche che oggi sono lo strumento essenziale per il lavoro. La biblioteca di medicina è molto importante perché dovrebbe servire non solo l'università per i suoi scopi istituzionali, ma anche il servizio sanitario umbro, quindi ci sarà, come io spero, la possibilità di poter collegare la biblioteca con tutti gli ospedali dell'Umbria, avremo realizzato un bel servizio per quanto riguarda l'educazione continua dei medici. Dopo l'inaugurazione della nuova biblioteca biomedica è stata riaperta anche la mensa, costituita da una serie di moduli prefabbricati uniti fra loro per una superficie totale di 480 metri quadri e 170 posti. L'aspetto positivo è che si tratta di una mensa aperta a tutti, dal personale medico che opera nel polo, ai docenti universitari, a tutti i cittadini. Ma c'è anche un aspetto negativo. Non è stata infatti ancora attivata la convenzione con l'ADISU per ottenere tariffe agevolate o pasti gratuiti per gli studenti universitari, che a quanto pare non avrebbero gradito e per questo spesso preferiscono.